Trattiamo consecutivamente l'oggetto numero 3 e l'oggetto numero 4. Quindi Fondo Umbria, comparto Monteluce, informazioni della Giunta regionale al riguardo. Assemblea dei quotisti del Fondo e prospettive del piano di risanamento AMCO. E illustra la collega consigliera Paola Fioroni. A seguire illustra il collega Andrea Fora l'oggetto numero 4, Nuova Monteluce, riqualificazione dell'intera area e soddisfacimento delle richieste dei creditori, intendimenti della Giunta regionale. Risponderà in maniera unitaria a seguire la Presidente Tesei. Grazie Vicepresidente Bettarelli. Presidente, oggi è stata chiamata a rispondere di interrogazioni riguardo il PNRR, ma lei, oltre a gestire una pandemia con la sua giunta, a gestire i progetti del PNRR, si è trovata sulla sua scrivania appena insediata una serie di dossier molto spinosi. Non sto qui a ricordarli tutti, ma guardando l'assessore Melasecche mi viene in mente TPL, un acronimo abbastanza pesante per questa regione. Beh, un altro dossier che ha pesato sulla sua scrivania è sicuramente quello di Monteluce. Ora, io non voglio ricostruire in quest'aula le vicissitudini del Fondo Umbria comparto Monteluce, perché l'ho già fatto in maniera approfondita in altri atti che ho presentato e discusso in questo autorevole consesso, però voglio sottolineare tre specificità importanti. Uno, che dobbiamo ricordarlo a quest'Aula e a chi ci ascolta, che il fondo è frutto di una operazione di finanza creativa posta in essere da parte delle amministrazioni precedenti, che volevano speculare su quella che poteva essere una ordinarissima operazione di riqualificazione urbanistica che avrebbe portato sicuramente a una rivalutazione degli immobili e anche una riqualificazione del quartiere. Sappiamo, perché sappiamo per tabulas, ma ormai è evidente, che le quote del fondo che sono state date alla Regione Università nell'ambito del, quando la Regione Università non ha portato nel fondo che è stato creato, ricordo, nel 2006 un capitale immobiliare di 52 milioni di euro circa, anzi quasi più di 52 milioni di euro, adesso dal 2019 valgono zero, e questo lo possiamo attestare chiaramente dalle relazioni di BNP Paribas, che oltre a essere quotista del fondo con la sua SGR gestisce anche il fondo immobiliare. Mi preme ricordare questo perché è fondamentale capire quali sono le difficoltà che si è trovata questa giunta di fronte a un fondo immobiliare con un NAV negativo, quindi con un debito superiore rispetto al valore degli immobili che sono stati apportati. Tra le altre cose, nel 2015 è stata anche inaugurata la piazza del comparto Monteluce, quando ancora non era stata neanche portata a termine tutta l'operazione di riqualificazione, e a quel tempo erano stati già investiti una cospicua somma di denaro che ha appunto appesantito e portato all'indebitamento del fondo. Bene Presidente, noi sappiamo, e lo sappiamo anche in virtù di una mozione che è stata approvata da questa Aula, ricordo nel giugno del 2020, di cui ero prima firmataria, una mozione del gruppo Lega che impegnava la Giunta a porre in essere tutte le azioni necessarie per evitare la liquidazione del fondo immobiliare e per garantire in qualche modo un ristoro e quindi il pagamento dei fornitori, quindi di quelle aziende che hanno lavorato ai lavori di Monteluce e che nel tempo non sono state pagate dalle amministrazioni precedenti. Questo è un altro vulnus fondamentale per la nostra economia regionale, perché sono aziende del nostro territorio, aziende che si sono indebitate, aziende che ora, a fronte di un piano di salvataggio, potrebbero, un piano di salvataggio che sappiamo essere stato elaborato per riuscire in 5 anni a portare la riqualificazione del fondo degli immobili e quindi anche a ristorare le aziende, che potrebbero quindi vedere una nuova speranza. Sappiamo che AMCO, che è una società controllata dal Ministero dell'Economia specializzata nella gestione dei crediti
dei deteriorati delle imprese, ha chiesto più tempo per una valutazione della situazione economico-finanziaria del fondo per poter apportare quei 7 milioni di euro che servirebbero appunto al piano di salvataggio per essere in qualche modo reso esecutivo e per ristorare le aziende. Sappiamo che nella delibera della Giunta regionale numero 1351 del 29 dicembre 2021 la Giunta regionale e la Presidente Tesei hanno chiesto la convocazione dell'assemblea del fondo che si è svolta il 14 gennaio. L'interrogazione chiaramente sappiamo che è stata depositata prima, ma sappiamo che da questa assemblea è stata decisa la proroga del fondo per altri 3 mesi, ma ora siamo qui ad interrogarla, Presidente, per conoscere le prospettive future del Fondo Umbria comparto Monteluce, i contenuti dell'accordo e del piano salvataggio in maniera specifica, anche alla luce delle risultanze dell'assemblea di quotisti del fondo del 14 gennaio, nonché i prossimi step, considerando tutto il lavoro che già è stato fatto, ma che necessita di essere portato a finalizzazione, affinché ci sia una soluzione dell'annosa questione che assicuri il completamento dell'intero complesso in un'ottica di garanzia dei servizi della sicurezza per gli abitanti del quartiere di Monteluce e dell'intera città di Perugia e garantisca la tutela dei livelli occupazionali delle aziende umbre fornitrici del Fondo Monteluce, la cui continuità aziendale è fortemente compromessa, come già detto ampiamente, dai costi sostenuti per i lavori già effettuati. Grazie. Prego, consigliere Fora. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Il tema evidentemente è molto sentito, se addirittura oggi due consiglieri anche da parti opposte si sono sentiti la responsabilità di porlo, di porre questo tema al Consiglio regionale, tema che abbiamo affrontato in più occasioni. Io rilevo, come è mio solito, una sensibilità politica che ormai continuerò in molte occasioni sempre a ribadire. La maggior parte del tempo della pur assolutamente importante question time posta dalla vicepresidente Fioroni, come è successo nel passato, è stata impiegata a individuare colpe e responsabilità passate. Legittimo sul piano politico, io in altre occasioni ho anche personalmente rilevato che sicuramente questa operazione nel passato ha visto molte ombre oltre che alcune luci. Ci dimentichiamo, e questo è un po' solito farlo in politica per strumentalizzare un po' le vicende, che stiamo parlando di un secolo fa quando è nata questa operazione, un secolo in cui i contesti economici e sociali che portarono all'avvio di questa operazione su Monteluce erano strutturalmente diversi da quelli attuali, quindi è anche forse un po' ingeneroso mettere a confronto il 2022 con 20 anni or sono. Ma credo che questo in generale interessi pochissimo i cittadini di Monteluce, gli imprenditori che stanno aspettando dal 2018 di essere pagati. Mario Riccioni, presidente del Consorzio Monteluce, 4 giorni fa, Corriere dell'Umbria, stiamo aspettando con grandissima difficoltà perché è dal 2018 che attendiamo di essere pagati. Sono questi, ricordiamo, 3 milioni di euro che le aziende umbre aspettano a rischio di default e a rischio di molti posti di lavoro. Così come credo che interessi pochissimo gli esercizi commerciali che hanno all'epoca deciso di investire in quel territorio, una fra tutte è Lara Castiglioni che sempre qualche giorno fa dice siamo fermi a 3 anni, 3 anni fa sopravviviamo grazie al supermercato e agli studenti del polo di biotecnologie, al di là di questo la piazza è rimasta solo la piazza, hanno distrutto tutto. Ora, io credo che il tempo speso a tracciare le responsabilità passate debba essere trasformato in tempo speso a trovare soluzioni, perché questo è ciò che interessa la comunità di Monteluce e la comunità generale perugina e umbra, trattandosi di un progetto strategico
che già all'epoca era stato considerato strategico per la riqualificazione di tutta la città e della nostra regione. I passaggi operativi li ha ricordati la consigliera e la vicepresidente Fioroni, quindi non mi dilungo. Sappiamo che il 14 gennaio l'Assemblea dei quotisti ha deliberato una proroga di ulteriori 3 mesi con un piano annunciato da 7 milioni di euro per permettere ad AMCO di gestire il piano di ristrutturazione. Sappiamo che c'è stato un impegno importante della Giunta e della Presidente, che in questi mesi ho anche pubblicamente riconosciuto, a sollecitare il MEF e i quotisti affinché si potesse prendere in carico questo percorso e si potesse portare a compimento. Quindi di questo le do personalmente merito, e credo che sia questa la cosa importante da fare oggi, non necessariamente e non solo e forse inutile farlo quello di andare a tracciare la storia degli ultimi 20 anni. Ecco, in tutto ciò l'interrogazione di fatto rispecchia un po' le stesse domande che ha posto la vicepresidente Fioroni. Io aggiungo 2 sollecitazioni a cui mi piacerebbe che lei rispondesse, legate all'opportunità di tenere molto sotto controllo l'accordo con i fornitori, perché il piano di salvataggio potrebbe, e questo può essere un rischio, non prendere in considerazione completamente le necessità dei debiti legati ai fornitori locali. E le aggiungo, l'ho detto anche l'altra volta, la opportunità, direi necessità, di sostenere le attività commerciali che sono presenti in questo momento in quell'area, perché il rischio è che arriveremo alla fine, diciamo, anche di un ipotetico e speriamo auspicato piano di salvataggio con molti morti in quel territorio, parlo ovviamente termini metaforici di morti sul piano economico, per cui dal punto di vista anche dei sostegni economici alle imprese, se riuscissimo in emergenza a gestire questa fase di accompagnamento, io credo che sarebbe assolutamente auspicabile. Termino con un ultimo auspicio sul quale mi piacerebbe anche in questo caso che lei ci dica qualcosa. Il cantiere Monteluce era un cantiere che, diciamo, a cui era associata una nuova idea di città, un nuovo progetto anche che portasse una visione strategica del dove vogliamo accompagnare Perugia nei prossimi anni. Ecco, io penso che su questo, oltre che la giusta, emergente e oggi più importante necessità, che è quella di mettere in sicurezza quel quartiere, insieme a quell'operazione la Giunta regionale possa e debba accompagnare la città di Perugia, il comune e l'intera rete delle istituzioni, l'università. L'ho già fatto in un'altra occasione proponendo una mozione che richiamava la Giunta a focalizzare un progetto strategico per la città di Perugia, perché abbiamo bisogno, e non per campanilismo, che Perugia recuperi una visione strategica di sviluppo, che si immagini e che tracci delle traiettorie nel corso dei prossimi anni sulle quali necessariamente si gioca una parte del futuro del rilancio di questa regione. E quindi mi piacerebbe che insieme a Monteluce si possa affrontare da parte di questa Giunta un ragionamento complessivo e strategico sul dove vogliamo accompagnare la città capoluogo di regione, verso quale futuro e verso quali traiettorie. Sinceramente mi pare che ad oggi questa discussione complessivamente nelle istituzioni comunali, regionali, delle parti sociali sia molto ma molto debole. Grazie. Prego Presidente Tesei. Sì, grazie. Innanzitutto ringrazio i consiglieri Fioroni e Fora per aver accettato la proposta di unione delle 2 interrogazioni e che mi permettono di dare una risposta unica. Ringrazio anche il consigliere Fora e la consigliera Fioroni anche per il riconoscimento del lavoro che si è fatto anche su questo dossier Monteluce, complicato e abbondantemente compromesso, ma sul quale ho accettato la sfida per il bene del nostro territorio. Però consentitemi una piccola parentesi che apro e chiudo. La considerazione del consigliere Fora, che ci dice che interessa poco agli umbri
il pregresso, che cosa è successo su Monteluce e anche alle attività economiche che lì si sono insediate. Interessa poco che cosa è successo prima, ma interessa la soluzione. Io mi sono messa al lavoro subito per trovare la soluzione, perché era molto più semplice stare a guardare, ma se stavamo a guardare il fondo era esploso, quella situazione non si sarebbe recuperata più. Però vedete, gli umbri lo sanno e dobbiamo dirglielo che comunque in questa operazione finanziaria ci abbiamo lasciato 50 milioni di euro di valore della regione, e che se oggi c'è un tema così rilevante è perché in questo lungo periodo, perché la situazione parte da lontano, nessuno si è adoperato, nessuno ha lavorato per la soluzione del problema, e oggi è diventata una delle altre emergenze. In ogni caso, oggi posso dire di aver lavorato e di aver indirizzato anche in prima persona l'operazione di salvataggio, tracciando una strada chiara dalle valutazioni che sono state fatte al nuovo veicolo, agli accordi necessari, al piano di rilancio con la nuova finanza, che è stata poi quella seguita dal fondo nel tentativo di salvataggio, risanamento e rilancio dello stesso. Consentitemi di ricordare che non è stato un percorso che ci ha visto protagonisti e che ha accompagnato questi mesi per portare alla proprietà del fondo AMCO, il primo operatore italiano del settore, emanazione diretta del MEF e delle principali banche italiane. Sappiamo e non possiamo non considerare, non ricordare invece chi c'era prima e come siamo partiti. Ma questo serve ad onore della verità e per evitare che si commettano, no, errori per il futuro che il pubblico non si deve e non si può permettere. Rispetto ai quesiti posti, e vengo al tema, stiamo attraversando una fase decisiva dell'operazione, posso però dirvi alcune cose, quelle che sono di nostra competenza e che abbiamo cercato di accompagnare. Il termine dell'operazione è stimato per il 31 marzo, almeno nella sua componente decisionale strategica. Dicembre è stato un mese molto complicato, che non è sfuggito nella consigliere Fora, che l'ho anche seguito, con degli sforzi negoziali e relazionali prolungati e complessi, tanto da aver reso necessario un mio intervento diretto, una mia riunione che ancora ricordo abbiamo fatto con l'amministratore delegato di AMCO il 23 dicembre sera, e una serie di lettere al gestore e riunioni fino al 30 dicembre. All'esito AMCO ha confermato il proprio interesse. Areal, che in estate aveva deciso di non uscire, ha giudicato il piano di rilancio troppo lungo però rispetto alle prescrizioni del proprio piano industriale riguardante l'Italia, e questo era un problema. Tra AMCO e Areal vi è una trattativa in corso finalizzata a rendere la controparte bancaria del fondo di proprietà italiana. L'accordo con i fornitori, ecco, questa è un'altra cosa importantissima di cui mi sono fatta carico da subito, perché queste aziende hanno lavorato, hanno crediti accumulati che arrivano intorno ai 4 milioni di euro e non sono state pagate, sono tutte aziende del nostro territorio. E questo accordo con i fornitori è stata un'altra componente fondamentale di questa operazione, per la quale ho insistito fin da subito di trovare le soluzioni giuste, ecco, per venire incontro a queste legittime esigenze, pur in una situazione che necessitava sicuramente di trovare un accordo. Quando ci sono accordi la via sta un po' in mezzo e bisogna trovare le soluzioni giuste. E quindi ho sempre posto a quel tavolo la necessità di un congruo soddisfacimento delle aspettative creditorie dei fornitori locali, che diventava una condizione necessaria per portare avanti e sostenere il piano, come condizione essenziale il rilancio del comparto tramite nuovi investimenti che portino a nuove possibilità di lavoro per i fornitori.
Sotto questi aspetti giudico il piano di Anco sostenibile e auspico naturalmente un accordo. Anche il Comune, grazie al sindaco Romizzi, sta cercando l'accordo per le condizioni abilitanti da loro richieste da Anco. L'apporto di nuova finanza sarà immediatamente successivo agli accordi sopra citati, questo è evidente. Ora, tutto quello che era nelle nostre possibilità lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare. È evidente che ci sono le banche, che ci sono degli interventi e un percorso che purtroppo non dipende da noi. La Regione ha sicuramente degli interessi nel comparto, subordinati per forza necessariamente al ritorno in bonus del fondo e alla sua ricapitalizzazione, oltre al rispetto naturalmente di tutte le corrette procedure amministrative che sono il nostro accompagnatore necessario. Stiamo seguendo passo passo continuamente tutta questa operazione, coinvolgendo, perché negli incontri che abbiamo avuto, anche in quella riunione del 23 dicembre sera, coinvolgendo Università e GEPAFI nella veste di soci e naturalmente il sindaco Romizzi in quella di stakeholder fondamentale, perché condivido perfettamente quello che diceva anche il consigliere Fora, ma noi siamo perfettamente coscienti dell'importanza del nostro capoluogo e metteremo in campo tutto ciò che serve per sostenere il nostro capoluogo. Abbiamo naturalmente creato tutte le condizioni per il buon esito di un'operazione che non è perché uno vuole ricordare il passato, ma sicuramente ereditata e improvvida. Certamente ora non possiamo sostituirci alle volontà di finanziatori, che però cerchiamo di in qualche modo sostenere e convincerli che ci sono oggi le condizioni abilitanti per questo, proseguire per questo progetto. Quindi questa difficilissima vicenda ci servirà, e sicuramente sarò pronta qui a relazionarvi anche per i successivi sviluppi che accompagneremo, ma sicuramente anche per evitare che simili situazioni debbano essere di nuovo affrontate, perché questo sicuramente non lo vogliamo scongiurare in tutti i modi. Grazie. Allora, per le repliche procediamo in ordine inverso rispetto all'illustrazione, quindi prima il consigliere Andrea Fora. Ovviamente la ringrazio per questa risposta, anche direi abbastanza esaustiva in relazione a ciò che ovviamente può fare la Regione rispetto poi all'effettiva capacità di investimento patrimoniale finanziario della proprietà ed equotisti, che è ovvio che in questa situazione può limitarsi, ma direi che è un limite su cui si può lavorare molto a governare politicamente processi, così come però ricordo che grazie anche al suo intervento oggi è entrato in campo anche un ente pubblico che potrà accompagnare e cioè direttamente una società del MEF a questo percorso, per cui credo che sia ulteriormente legittimo che la Regione possa, diciamo, esercitare una moral suasion volta a far sì che un intervento pubblico contenga anche azioni non esclusivamente finalizzate alla, diciamo, efficientizzazione economica, ma anche che tenga conto degli aspetti sociali che lei ora ha ricordato. Io con tutta sincerità, a fianco di un impegno della Presidente su questa operazione, vedo che non lo riusciamo a leggere in maniera così pronta e spiccata come lei ce l'ha descritto oggi, un analogo impegno del Comune di Perugia, ma magari è un limite legato a una mancata comunicazione di ciò che sta facendo il Comune per affiancare questa e in generale direi una complessiva visione di sviluppo sul dove vogliamo accompagnare questa città.
Monteluce non si risolve, e comunque già tanto se si riesce a farlo, mettendo una toppa a ciò che è successo affinché si possa da qui ripartire. Ma Monteluce si risolve se quel progetto attualizzato rispetto a 20 anni fa si inserisce dentro un quadro complessivo di visione del dove vogliamo accompagnare questa città, come dicevo in premessa. Per cui l'auspicio con il quale chiudo è che insieme all'opportuno lavoro che si sta facendo sul piano economico si possa recuperare un pensiero di cui questa città ha bisogno e di cui si sente oggettivamente da cittadini una grossa mancanza. Grazie. Prego, consigliere Fioroni. Grazie, vicepresidente Bettarelli. Presidente, io le rinnovo chiaramente il ringraziamento e l'apprezzamento per l'impegno che sta approfondendo nella risoluzione di questa vicenda così complessa come in altre. Credo che la parola chiave, il driver, sia la parola soluzioni. Soluzioni che lei ha dovuto cercare e sta cercando, e molte chiaramente le ha trovate, rispetto a situazioni che sono state ereditate. E io non comprendo perché non si debba spiegare agli umbri quello che è stato un percorso di quei problemi che poi ci ritroviamo. Anzi, non comprendo perché in questa situazione, in questo contesto, nella pandemia, in questo momento che amministriamo noi, bisogna cercare tutte le responsabilità politiche e delle scelte che si fanno o si sono fatte. Quando si riguarda il passato, no, ci viene detto che guardiamo troppo al passato e poco al futuro. Beh, io credo che le operazioni di verità che noi facciamo con gli umbri ci qualifichino, perché significa che noi teniamo ai cittadini umbri, perché teniamo a spiegargli che cosa accade. Quindi le operazioni di verità sono un dovere e bisogna che continuiamo a portarle avanti, al di là chiaramente di quella che è l'obiettivo e la priorità assoluta, che è la ricerca delle soluzioni, perché su questo, Presidente, lei si è sempre adoperata con la sua giunta finora. Poche chiacchiere, molti fatti. Quindi anche su questo speriamo che si possa arrivare, visto l'impegno che è stato profuso, vista anche quanto la situazione, il comparto sia strategico per la città di Perugia, si possa arrivare a una finalizzazione veloce, grazie al coinvolgimento di AMCO, grazie all'interlocuzione serrata che lei ha avuto sempre con il fondo, con le banche finanziatrici, con i fornitori, perché chiaramente sono i fornitori, ripeto, come ho già detto nell'illustrazione dell'interrogazione, che stanno soffrendo insieme alle attività commerciali, insieme ai cittadini, insieme a tutti quelli che vivono le difficoltà dovute al Fondo Umbria Comparto Monteluce. Nella mozione che ho citato nella mia illustrazione si diceva anche voler in qualche modo impegnare la Giunta a trovare una soluzione sinergica con le altre istituzioni coinvolte. È ovvio che tutti debbono essere protagonisti, e qui parlo del Comune, di un processo che deve rivedere sì la soluzione della questione finanziaria e quindi il salvataggio del fondo, ma anche la riqualificazione urbanistica, che è fondamentale. Quindi, Presidente, noi chiaramente siamo al suo fianco in questa onerosa azione che sta portando avanti, e riporteremo chiaramente all'attenzione dei cittadini umbri la questione e soprattutto quello che lei ha fatto nel tempo. Grazie.